Ciao a tutti amici di extremeworld.com, sono Ivan. Vendiamo ora la Quickfire Ultimate al buio. La retroilluminazione è rossa per questa tastiera, come potete più o meno vedere dal video, con i colori leggermente sfalsati. Abbiamo tre modalità di retroilluminazione: quella completa, che state vedendo in questo momento, la modalità pulsazione, che fa un dimmer molto leggero della retroilluminazione, come potete osservare, e poi la modalità ad area di gioco, dove soltanto il cluster WSD e quello di direzionali rimane illuminato. È ovviamente possibile controllare l'intensità della retroilluminazione in 5 step. Questo è il livello minimo, questo è il livello massimo, ma volevo farvi osservare un paio di curiosità tra virgolette. Innanzitutto il tasto function, che può essere messo in look, quindi bloccato, in questo caso ci permetteva, come avete visto, di swappare tra le seconde funzioni senza doverlo premere, e poi il tasto F12, che qui manca perché attiviamo il tasto function, così quando andremo a attivare il blocco dei tasti Windows si accenderà nella parte bassa. Questo perché, se andiamo a togliere il caps del tasto, eccolo qui, togliamo con F11, potete vedere che lo switch è montato al contrario. Se si riesce a fare uno zoom, ecco qui, come potete osservare, lo switch è montato al contrario, quindi il LED illuminerà soltanto la parte bassa. Per quanto riguarda la retroilluminazione della Quickfire Ultimate, abbiamo tutto quanto, è una retroilluminazione, diciamo, di base, utile per poter utilizzare la tastiera al buio. E con questo concludiamo questo breve video, vi lasciamo alla recensione sul nostro portale, un sotto aperto lo staff di extremeworld.com.